mattinata poco sotto la linea di parità per l'indice italiano FTSE MIB, dopo le vendite del pomeriggio di ieri in seguito alle parole del numero 1 della BCE Mario Draghi. Importanti indicazioni provengono dal punto di vista tecnico dall'apertura odierna del paniere italiano, al di sotto del supporto dinamico espresso dalla trend line ascendente che unisce i low del 29 settembre e del 16 novembre. Tale supporto aveva sostenuto le quotazioni nella chiusura di ieri, a livello della quota psicologica dei 22.000 punti. Se i corsi dovessero confermare in giornata la violazione di tale supporto, nonché se dovessero chiudere al di sotto della media mobile a 55 periodi, violata ieri sempre in area 22.000 punti, si configurerebbe uno scenario ribassista di breve periodo, che potrebbe riportare l'indice a quota 21.800 punti. In seconda battuta, il movimento potrebbe testare il supporto statico in area 21.550 punti. Solo con un recupero dei 22.330 punti, il quadro potrebbe tornare positivo sul breve termine. Mattinata in aumento di circa 2,5 punti percentuali per il titolo CNH Industrial, dopo il forte nervosismo generato ieri sui mercati dalle parole di Mario Draghi. Analizzando il grafico daily notiamo un trend ribassista di medio periodo, che sembrerebbe aver esaurito la sua corsa al ribasso, in atto da metà luglio. Segnali in tal senso provengono dalla rottura al rialzo della resistenza dinamica espressa dalla trendline discendente, che unisce i massimi del 20 e 21 luglio, avvenuta a cavallo tra il 23 e il 25 novembre, e adesso transitante in area 6,17 euro. Inoltre, dei minimi del 18 novembre a 5,94 euro, i corsi hanno inaugurato un trend rialzista che collega i minimi del 18 e del 25 novembre, transitanti in area 6,52 euro. Tale supporto ha fornito di nuovo sostegno ai prezzi, che sono poi tornati a superare la resistenza statica di area 6,62 euro. Un nuovo test del supporto dinamico citato potrebbe favorire ingressi long a 6,70 euro, con stop a 6,56 euro e obiettivi 7 euro e 7,21 euro. Solo una rottura al ribasso del supporto indicato riporterebbe le quotazioni verso i 6,15 euro. Prime ore di contrattazioni positive per il titolo A2A, in trend rialzista di lungo periodo. Dal punto di vista tecnico, il titolo ha fornito ulteriori segnali di breve periodo, suggerendo un ritorno del prezzo verso quota 1,40 euro, livello non più raggiunto da inizio 2010. In dettaglio, i corsi trovano un supporto dinamico di medio periodo nella trend line ascendente che collega i minimi del 29 settembre e del 10 novembre, transitante a 1,25 euro. Inoltre, sostegno al prezzo è fornito dal supporto statico di breve, a quota 1,28 euro, ex resistenza superata il 19 novembre e oggetto di pullback tra il 20 e il 25 novembre. Attualmente le quotazioni potrebbero ritestare tale area supportiva a 1,28 euro, livello potenziale di ingresso per strategie long. Lo stop potrebbe essere fissato a 1,27 euro, con primo target 1,335 euro. In seconda battuta, A2A potrebbe spingersi oltre 1,35 euro, generando nuovi massimi annuali e puntando direttamente a quota 1,40 euro.